Allora, buongiorno. Allora, oggi è il 10, credo, sì. E ho intenzione di fare un vlog, almeno ci provo. È il primo giorno che ho il cellulare nuovo, quindi spero che si vedrà una qualità, insomma, migliore, anche perché questo cellulare l'ho preso proprio per poter utilizzare il telefono anche per i vlog, che effettivamente è più comodo averlo rispetto alla macchina fotografica. Devo lavare i capelli, ma lo farò pomeriggio perché questa mattina adesso sistemo un pochino, mi lavo i denti perché sono andata a fare gli esami del sangue, quindi ho fatto colazione adesso. E qui c'è Artù, che il weekend capisce che sono a casa e stanotte ha dormito tutta la notte appiccicato, ma nel vero senso della parola, vero amore? Dopo, chi c'è lì? Chi c'è? Chi è quello lì? Sei tu? Sei tu? E, alle 10, adesso sono le 9 e un quarto, alle 10 dovremmo essere a Villa Burbarò, che è tipo dove c'è una biblioteca, diciamo, però fanno anche tutti i convegni e praticamente andiamo al convegno dell'AISM dove spiegheranno come sono stati raccolti i soldi dell'associazione. Quest'anno mi sono data questa specie di volontariato, quindi siamo andati a raccogliere le gardenie, tutte le cose di Natale. A marzo, tra un mese, ci saranno ancora le gardenie e non so se riuscirò a farlo. Però vabbè, certo che è un po' di giorni che continuo a scuotere la testa. Non so se mi dà fastidio l'orecchio, non riesco a capire quale dei due. Adesso vediamo se non gli passa. Chiamerò la veterinaria, perché si gratta proprio dove c'è l'orecchio, quindi secondo me gli dà proprio fastidio uno dei due. E niente, adesso sistemo un attimo e nel frattempo volevo farvi vedere questo prodotto che mi è arrivato. Madonna, Arturo mi si è buttato addosso. Anzi, due prodotti che mi sono arrivati da un sito. Dopo. Ciao, non è per te. Allora, uno, sentite come si scuote. Uno è questo, e dopo magari pomeriggio ve lo faccio vedere meglio. In realtà è una crema a mulberry. Per le pelli normali e per idratarle e non l'ho ancora aperta e sono molto curiosa di sapere come sia, anche perché sono sempre alla ricerca di una crema. Però stavo guardando se c'è istruzioni. Applicare una piccola quantità di crema sul viso e sul collo con tocchi leggeri, come al solito. È una crema giorno idratante con filtri solari UV. I principi attivi proteggono la pelle con olio di argan e acidi grassi omega 3. Poi la proveremo insieme. E oltre a questo anche tipo una cosa al tiramisù da bere. E quella però la proverò per magari per merenda, quindi non per pranzo, perché io pranzo, non mangio quelle cose lì. Però anche quella ve la farò vedere dopo. Adesso io vado a sistemare un attimino casa e niente, vi volevo far vedere tra l'altro i nuovi acquisti new entry che sono entrati in casa, che è quel quadretto lì di Maison du Monde che mi piace tantissimo. Poi questo qui, ho fatto i Lini e Luca. Questa qui era la candela che mi aveva fatto una ragazza che mi aveva contattato un po' di anni fa, forse su Instagram, e l'avevo a casa dei miei e me l'hanno portata ed effettivamente sta molto bene. E poi questa scritta Hello, it's me, qua. Comunque, niente. Noi ci vediamo dopo quando usciamo. Ciao. Allora, noi stiamo andando. Ma perché c'è sto zoom? Zoom indietro non è possibile in questa modalità. Madonna, ma è vicinissima la fotocamera. Comunque niente, noi stiamo andando. Mi si è sfondato la cassettiera della stanza. Mondo convenienza sempre all'avanguardia, devo dire. Adesso andiamo, poi andiamo a fare la spesa, già che siamo fuori. E niente, Luca lì che sta fumando. E io invece non fumo. Ho messo questa tinta labbra che me la chiedono tutti perché mi dicono che è bellissima ed è la tinta di NYX. Costa sulle 8 euro, ma credo che la comprerò in altri colori perché è delicata, non secca le labbra ed è molto bella. Quindi niente, ah, vi volevo dire che con una collaborazione di un sito, tra un po' dovrebbe arrivarmi finalmente quello per attaccare alla macchina qua, insomma, così che possa anche fare i vlog direttamente dalla macchina.
Speriamo. Vabbè, stavo dicendo, aspettate che entro in macchina, ma in realtà non si vede un cazzo. Io non so se devo aumentare la luminosità oppure è normale che non si veda niente, perché in realtà adesso che sono in auto si vede. Oppure, arrivata a casa in fase di montaggio, mi renderò conto che in realtà semplicemente non si vedeva perché c'era troppo sole. Comunque, siamo stati a questo cazzo di convegno. Interessante, non tantissimo, nel senso che un po' pallosetto. Mi aspettavo che parlassero più di come vengono investiti i soldi all'interno dell'associazione. Invece sì, hanno mostrato dei grafici, hanno fatto un discorso, però non tantissimo. E tutto quello che c'è dietro a un banchetto di AISM, a cui quest'anno anche Zana parteciperà. Però servono persone sorridenti, allora non viene Zana. E quindi niente, adesso magari non tengo in mano il cellulare perché andiamo a fare benzina, andiamo a fare la spesa e torniamo a casa, che sono già le 12. Quindi ci vediamo dopo. Allora, eccoci tornati a casa, abbiamo mangiato e fatto la spesa. Adesso io mi sto facendo la tinta, che non so cosa uscirà, perché è la, sostanzialmente, vabbè, è la terza volta che la faccio, però questa qui è la prima volta che faccio questo colore qua. In realtà è più chiaro, dovrebbe essere tipo un biondo dorato, però non lo so, perché in realtà io li volevo più scuri, quindi non so perché ho preso questa tinta, ma vabbè. E devo dire che mi trovo molto bene con le tinte, quelle lì della L'Oreal, no, non è della L'Oreal, della Garnier, ragazzi, della Garnier, quelle a base d'olio praticamente, perché non, a parte che è molto semplice da applicare quella tinta, e poi cioè non dà un effetto, nel senso, metti che anche dovessi sbagliare colore, vi assicuro che poi il risultato alla fine non si vedrà così, secondo me, diverso. Quindi comunque è molto leggera come tinta. E però appunto avevo la stare crescita biondo chiaro rispetto al mio colore e quindi ho voluto farla. Vediamo il risultato. Di qua c'è Luca che sta giocando, Artù sta giocando per i fatti suoi, e adesso è 1:30, quindi faccio in tempo a fare la tinta, asciugarmela, farvi vedere il risultato e poi guardare Amici. E così dopo per merenda vi faccio vedere come preparo Diavita, mi sembra che si chiama la marca, sia della crema. Tra l'altro il rossetto ce l'ho su da stamattina e ho mangiato e adesso sta iniziando un pochino ad andare via, però penso che il suo lavoro l'abbia fatto. Tenete conto che io questa tinta la metto su al mattino prima di andare al lavoro e mi dura tranquillamente tutta la giornata, cioè senza bisogno mai di ritoccarla, proprio zero. E non la sento per niente sulle labbra, quindi perfetta. Noi ci vediamo dopo quando sciolgo questi capelli e vediamo cosa esce il risultato. Allora, direi che ora sistemo questo schifo perché ho pulito stamattina il bagno e devo dire che credo che abbia già... Tra l'altro vi piace la mia cover, guardate che bella, con tutti questi tipo strass. E credo che, aspettate che non so usare questo telefono, credo che abbia già preso, perché in alcuni punti non so come farvelo vedere, però è più chiara la tinta, quindi è tipo di un biondo più chiaro, quindi adesso vedremo insomma quello che uscirà. Ciao Topo, fatti vedere un po' nel vlog, vieni qua. Vieni qua, non mi guardare come se stessi dicendo delle stupidate. Ma com'è la gambetta? Sei in posa? Vieni qui dalla mamma, dai, vieni. Ma... Una rotta? Sì, ha fatto un rutto. Se ti dico di venire dalla mamma, devi venire dalla mamma. Hai capito? Eh? Dammi la zampa, dammi questa zampa qua. Dammi questa zampa qua! Disgraziato di un cane! Non voglio giocare! Disgraziato di un cane!
Mi dai il peluche? Me lo dai? Grazie. Facciamo vedere a tutti come corri, vieni. No, lascia. Guarda, ora stai tutti come corri. 3, 2, 1. No! Me l'ha portato via. Stronzo. Allora, eccoci. Ho finito. Sono nel frattempo le 2, infatti ho iniziato Amici. E questo è il risultato finale. E se notate, oltre a fare il colore, ho anche tagliato il ciuffo da sola perché non ce la facevo, a parte che adesso sono tutti elettrici, vabbè. E comunque praticamente l'ho tagliato perché sennò era sempre uguale agli altri. Adesso ce li ho elettrici, quindi non si vedrà niente finché non si boh, diventeranno uguali. Vado alla luce così vi faccio vedere come sono usciti. Sono più chiari, sono di Luca dice che sembrano più scuri. A me in realtà mi piace tantissimo il colore. E adesso vi dico anche che numero è, così sicuramente poi me lo chiederete qui sotto nei commenti. E in realtà non ha preso, vedete che le punte sono rimaste più chiare, ma in realtà io l'ho messo uguale, soltanto che appunto, essendo che partiva da due colori comunque diversi, non è stato uguale il risultato, però a me piace un sacco così, in realtà io lo speravo. Ossia che le mie punte rimanessero bionde, ecco le quali puntine che stanno ricrescendo e che lascerò crescere. Il ciuffo, vabbè, fa schifo, ma ragazze, fa niente, l'ho tagliato da sola, chi se ne frega. E là, questo è il risultato finale. E certo, adesso guardo Amici, e vi faccio vedere. Ah sì, il numero della tinta, no, è il 7,3, ve l'ho già detto prima, quella di. Questo qua, questa della Olia è il 7,3, è il biondo dorato che però vedete che c'è sui miei capelli che comunque erano castani, non è uscito un biondo dorato. Adesso sono elettrici, sì, però mi piace, mi piaciucchia, mi piace, mi piace. Devo abituarmi, ci capire, si vede innanzitutto. Niente. Adesso proverò ad assaggiare, vi parlo un attimino di questa azienda e vi parlo anche un attimino, vado un attimo di là, questo è il marchio, perché volevo raccontarvi una cosa. Allora, praticamente, cosa è successo? Molti mi dicono che sono stupidina, nel senso che magari a volte quando vedete che io faccio delle collaborazioni voi dite questa piglia dei soldi per mostrarci un prodotto e sì, per pubblicizzarlo, no? Perché la vita funziona così, ormai YouTube, internet funziona così, quindi se io ti mostro un prodotto è perché, non perché mi piace, ma perché sono pagata per farlo. Ve lo dico col cuore, non rientro in questa percentuale di persone e a volte un po' mi pento di questa cosa perché avrei potuto approfittare di occasioni che invece ho lasciato andare. E non è vittimismo, ma a volte mi sento stupida perché ho lasciato perdere delle occasioni abbastanza carine. E in più vi dico soltanto, così ridete un po', che in realtà l'anno scorso quando feci il video. No, questa primavera, quando ho collaborato con Olia, che è appunto la tinta che ho fatto ancora oggi, mi avevano contattato dicendomi appunto di fare questo video in cui mi facevo la tinta e facevo vedere il risultato finale e insomma loro avrebbero approvato il video e mi avrebbero pagato non poco. Ho fatto poi io il video, gliel'ho mandato in approvazione, poi avevo iniziato pure a lavorare, non mi pare un casino. Oddio, Artù, ma cosa fai? Artù, ma sei pazzo, togliti, mi stai schiacciando! Ma vedete voi se il cane mi deve saltare addosso? È successo poi che io non avevo fatto il video, ma non avevo tempo di rifarlo. Anche perché non è un video che puoi rifare, nel senso se faccio la tinta ormai l'ho fatta, è quella che mi avete mandato e l'ho usata per fare il video. È successo che all'azienda non andava molto bene il video che avevo fatto in pratica. E
ma ha perso... No. Perché Artù sente odore di tiramisù. Adesso lo chiudo bene, prima che esce. Artù! No, non si mangia questo, è della mamma. Via. È successo che non è che non andava bene, però insomma volevano parecchie modifiche sul video, che in parte ho fatto, ma che in parte, cioè ovviamente, mi hanno detto dovevi riprenderti in quel modo mentre facevi la tinta. Ok, ormai l'ho fatto, non mi avevate dato certe indicazioni, quindi ormai l'ho fatto, cioè punto, mi rimandate la tinta oppure quello è il video. E quindi niente, è andata così. Non ho mai ritirato questi soldi, mi sento scema perché ci sono, perché comunque alla fine il lavoro io l'ho fatto e loro me l'hanno anche pagato, ma non li ho mai ritirati, li devo ritirarli ancora. Molto bene, Ile, per dirvi la mia... Sì, sono stupida io, certo, però cosa mi ha dato fastidio? Mi sono resa conto che io sul mio canale voglio fare quello che piace fare a me, e nel modo in cui lo voglio fare io. Quindi dal momento in cui un'azienda mi chiede di fare una collaborazione, accetto, ma a modo mio. Accetto a modo mio nel senso che accetto e parlo di quello che voglio io, parlo e mostro come voglio io il prodotto. Se ti va bene è così, se non ti va bene ci sono 18 milioni di youtuber che fanno video, quindi contatta qualcun altro. Potrebbe essere visto come una cosa idiota, sicuramente, ma non sono fatta diversamente, cioè sono fatta così. E tutto questo era per dirvi che, uno, la tinta, alla fine me l'hanno sponsorizzata l'anno scorso, ma mi è piaciuta, quella che ho fatto oggi l'ho ricomprata io, quindi in realtà ho scoperto un prodotto che mi è piaciuto un sacco. Due, per dirvi che il video... mi avevano contattato per un video di abbigliamento con un sito che ormai vedete tutti i giorni su YouTube, cioè tutti questi youtuber stanno facendo il video in questo periodo su quei vestiti. Sappiate che li stanno pagando per fare quel video, ma in realtà non hanno detto le stesse cose che hanno detto a me, perché a me hanno chiesto di fare delle cose che io non volevo fare. Ad esempio, mi pagavano se avessi fatto il video mostrando i costumi, cioè indossati proprio. Al che ho detto, guardate, se volete mandarmi i vestiti, me li mandate, non mi pagate, mi mandate i vestiti, non mi pagate e io non metto i... cioè nel senso, non voglio soldi, mandatemi pure i vestiti, ve li sponsorizzo, li provo, me li metto, ma non mi metto in costume. Non mi hanno più risposto. Cioè, nonostante io ti dica non voglio soldi per il video... Tu mi dici, allora non collaboriamo, e io ti dico, allora vai, via, perché decido io sul mio canale cosa voglio fare, e io in bikini non li voglio fare i video, ma non perché ci sia qualcosa di male, ma non mi piace fare video in bikini. Detto questo, oggi vi parlo di questo prodotto, che anche di questo ho deciso io come collaborare, e ho deciso io cosa farmi mandare, e ho deciso io che ho deciso io di fare un vlog oggi e di mostrarvelo oggi, come voglio io. E ci tengo molto a precisare questa cosa, perché secondo me nella maggior parte dei canali che voi vedete su YouTube non è proprio così. Non voglio generalizzare, ma nella maggior parte dei casi purtroppo non è così, perché quando ti dicono ti pago 600 euro per una collaborazione, fidatevi che quelle sono le cifre, voi dite, oh, ok, cioè chi se ne frega anche se poi mi criticano, io li prendo i soldi. E... però io purtroppo non ho bisogno di soldi, no, non è vero, ma non mi piace. Più che altro non mi piace avere restrizioni, perché già posso fare pochi video perché non ho tempo. Se poi il video non va bene, devo rifarlo, non c'ho voglia, cioè mi conosco, io faccio video quando ho voglia, appunto. Mostro quello che voglio, non voglio soldi. Prendo i soldi di YouTube dalle visualizzazioni dei video e va benissimo così. C'è in realtà niente, però vabbè. Comunque, la marca è Diavita, che è questa. Mi sono fatta mandare sia una crema, che la proviamo stasera, sia questo Energy al tiramisù, che in realtà non credo che può essere sostituito ad un pasto, ma comunque è ideale per chi fa, ovviamente, abbinato ad una dieta sana, abbinato a dell'esercizio fisico,
C'erano un sacco di gusti. Se volete dare un occhio al sito, comunque io vi lascio poi tutto sotto nell'info box. Io ho scelto quello al tiramisù e dopo lo assaggio. Questo qui contiene un sacco di cose. Ingredienti: soia, milk, vitamine A, B, C, D, E, F, G, H, I, magnesio, potassio, tiramisù. Credo polvere, concentrato di proteine, contiene un sacco di cose buone e non vedo l'ora di provarlo. In realtà ieri l'ho aperto soltanto per sentire l'odore. E va una, cioè tipo un cucchiaio di questo con 2 cucchiai di acqua, quindi dopo li andiamo a provare. Ora vado a vedere amici, così almeno tanto Luca sta giocando. Saluta. Sera, ciao, ciao, ciao. Vuoi dire anche tu che è vero che sono scema nelle collaborazioni? Ma no, perché? Lo so che lo pensa, Luca. Va bene, noi ci vediamo dopo per pranzi, per pranzo, per merenda. Allora, stavo iniziando il video, ma poi mi sa che si è spento. Ho portato fuori Artù, adesso sono, sto un attimo rilassando. Stavo guardando un video di Kiss and Makeup che devo dire che nell'ultimo tempo la sto riiniziando a seguire perché c'è stato un periodo che non mi piaceva proprio niente dei contenuti che proponeva sul canale, adesso invece mi piace abbastanza. Fisserò per tutto il tempo il telefono, ma in realtà so che devo guardare lì dove sto guardando adesso. Ciao! Nel frattempo stavo anche leggendo esattamente le indicazioni per la crema, sempre della stessa marca di Avita. E tra l'altro ha un odore molto delicato, l'ho provato a mettere sulla mano, e stavo leggendo che contengono gli estratti di mora per combattere la iperpigmentazione cutanea. Nutre la pelle, è un anti-age, lascia la pelle liscia e vellutata e la idrata per pelli normali e secche. Quindi da domani credo di iniziare a provarla perché sono sempre alla ricerca di una crema buona e al dosatore così, quindi potete spruzzare tipo come se fosse un fondotinta. E quindi inizierò ad usare anche questo qui. E nulla, adesso direi che tolgo direttamente tutti i file e li inserisco, vedo se già riesco a montare il video. Devo dire che non mi piace come ho tagliato il ciuffo perché non so come tenerlo, è proprio tagliato male. Però insomma, non mi piacevano più tutti uguali, non lo so, non avevano un senso. Ci sono le mie scarpe. Luca sta continuando a giocare, scrivetelo nei commenti, hashtag cosa fa Luca. E se volete vedere gli acquisti che ho fatto al centro, andate a vederli perché ho già caricato le foto su Instagram prima. Quindi sul mio profilo Elemania trovate, alla fine ho comprato 2 cose, non è che. Quindi niente, andate a vederli lì. Adesso noi sono le 6 e un quarto. Luca credo che finirà quella partita Se riesco. se riesce. E poi niente, staremo un po' qui e alle 7:30 andiamo dai miei a fare a cenare. Prendiamo la pizza insieme ai nostri amici. E poi vediamo cosa fare stasera. In ogni caso c'è posta per te. E nulla, io direi che questo vlog termina qui. E fatemi sapere se vi è piaciuto. Se vi interessa, magari non so, dovessi farne altri, se li seguireste. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!